Grazie signora Presidente, signora Commissario, cari colleghi. Davanti al dramma che ha colpito l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustafa Milambo, abbiamo un duplice dovere: accertare la verità e la responsabilità dei fatti accaduti e fare una promessa solenne. Creare le condizioni affinché la Repubblica Democratica del Congo, teatro di questa tragedia e di costanti violazioni dei diritti umani, di rapimenti, uccisioni di civili per mano di gruppi ribelli, intraprenda un percorso di pacificazione. Le ingenti risorse naturali di cui è ricco il Paese e di cui il mondo intero è affamato non sono opportunità di crescita e di benessere per il popolo congolese, ma fonte di violenza e sfruttamento. La scorsa legislatura questo Parlamento ha approvato un importante regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto, uno strumento essenziale per contrastare il finanziamento di gruppi armati e lavoro forzato, una strada tracciata ma non ancora sufficiente. Per onorare Luca, Vittorio, Mustafa non ci resta che proseguire ancora più determinati in questa direzione.